come pensi che la farmacia possa affrontare quest'epoca di C, post-Covid? Ma allora direi che la farmacia è ovviamente un luogo affettivo, ma come tanti altri luoghi della prossimità hanno un valore affettivo. E proprio sulla tonalità affettiva della prossimità mi piacerebbe tornare, perché normalmente si pensa che, come dire, il luogo sia l'unico elemento della prossimità, cioè come se ci fosse una specie di primato dello spazio, delle coordinate di geolocalizzazione. In realtà la prossimità è qualcosa di molto più complesso e di più potente e di più che ha un quantitativo maggiore di affettività, perché la prossimità si muove anche sulla linea del tempo. Cioè la prossimità è qualcosa che sta nel luogo, quindi nello spazio, ma sta anche nel tempo, perché il prossimo, l'imminente, ciò che viene. Quindi il concetto di prossimità ci parla non soltanto del fatto che c'è una vicinanza, diciamo, di tipo spaziale, ma che c'è anche una prossimità di attenzione, di cura, di quello che ho chiamato una prossimità affettiva, e che è il vero punto di forza della prossimità, perché in questa, lasciatemelo dire, in questa specie di catastrofe, diciamo, no? Chiamiamola con un termine antico, no? La nostra narrazione, improvvisamente, come nella tragedia greca, l'elemento catastrofico cambia completamente la narrazione. E in questa narrazione noi ci accorgiamo che tutto ciò che era anche bello, positivo, il movimento, la globalizzazione, con tutti gli aspetti poi negativi di cui si può tranquillamente parlare, ma che in fondo dava l'idea di un mondo unico, in evoluzione. Improvvisamente noi scopriamo che la globalizzazione è un problema, perché la globalizzazione selvaggia ha creato una serie di distorsioni in tantissimi campi, nel campo della produzione, nel campo della distribuzione, nel campo delle risorse, nel campo degli smaltimenti, insomma, ha creato una serie di problemi che oggi sono precipitati catastroficamente all'interno di questo fatto che, come si diceva prima, è assolutamente inatteso, inaspettato. Ora, la prossimità, come dire, viene attivata da una funzione secondaria che a sua volta è attivata dalla dominante distanziamento. Cioè noi ci siamo trovati improvvisamente ad essere distanziati, allontanati gli uni dagli altri. E come sempre succede nelle tonalità psicologiche, quando una cosa, diciamo, accade, immediatamente per compensazione si sente come una sorta di nostalgia o di richiamo o di bisogno. E il distanziamento ci fa sentire vicino la prossimità, cioè l'idea che la vicinanza torna ad essere un valore proprio perché noi siamo stati costretti a provare l'amara medicina del distanziamento sociale. E credo che diciamo, questo colpo di volano, questo abbrivio che ha preso il concetto di prossimità perdurerà nel prossimo tempo, ma perdurerà se noi sapremo, e poi magari ne parliamo nella seconda parte dell'intervento, se noi sapremo coltivare i valori della prossimità, che non sono valori esclusivi, ma sono valori di risonanza, di ascolto, di come dire, non basta parlare, bisogna anche dire, perché parlare per parlare è, come dire, sono capaci tutti, ma bisogna dire, non bisogna solo sentire, bisogna anche ascoltare. Allora, nella prossimità, questi saranno i driver fondamentali, perché poi ci saranno tutte le tecniche, ovviamente, perché ognuno di noi le professionalità ma le professionalità si mettono in azione, si attivano se c'è questa tonalità affettiva, questo bisogno di comunicare. E questo bisogno di comunicare ci porterà anche ad avere una specie di cura.
cura, cura delle parole, cura della comunicazione, cura, cioè cura sotto ogni punto di vista. E da questo, qui poi finisco, poi possiamo riaprire. L'elemento della cura è indispensabile perché è l'unico presidio che gli esseri umani, che la specie umana ha nei confronti della natura. Cioè, se la natura viene trascurata, se viene aggredita, se viene saccheggiata, se viene costantemente dimenticata e gli esseri umani producono, prendono dalla natura e producono residui, resti, scarti, così, senza curarsene, cioè ricordiamo sempre che cura significa attenzione, cur è la radice dell'attenzione, dell'osservazione, della presa in carico e anche della costanza, della quotidianità. In fondo molti problemi ci sono capitati addosso, anche perché in fondo, per una serie di problemi che sarebbe anche complicato analizzare, abbiamo trascurato la cura. E ci siamo, come dire, innamorati di eccellenze, di termini così un po' esagerati, e abbiamo dimenticato quella quotidianità, quell'attenzione, che poi non ci vuole molto a decodificarlo. La cura è il tipico atteggiamento della madre nei confronti della sua creatura, cioè che è costanza, quotidianità, attenzione. E quindi tutto ciò credo che si potrà riverberare in modo molto molto positivo su tutte le attività che hanno un'anima, su tutte le attività che hanno una passione, su tutte le attività che hanno una professionalità, perché coloro che amano la propria professione, coloro che amano il lavoro che fanno, ci mettono passione, ci mettono attenzione, ci mettono cura. Certo, sarebbe anche opportuno che non venissero svillaneggiati da certi soggetti che veramente, non so, vabbè.